Valentina Tozza e oggi cucinerò per voi. Oggi prepariamo una ricetta veramente buona e gustosa. Farò un calamaro saltato in padella con una salsa di pomodoro fresco, poi utilizzeremo dei capperi che andremo a friggere, delle olive taggiasche che ridurremo in polvere, del pane per fare dei cubetti croccanti e un olio al basilico. Allora, prendiamo i pomodori, li incidiamo facendo una croce, così. In questo modo li andiamo poi a mettere in acqua bollente. Nel frattempo abbiamo preparato una bowl con acqua e ghiaccio, perché andremo a mettere i nostri pomodori in acqua e ghiaccio per evitare che continuino a cuocere. Dobbiamo pulire molto bene il nostro calamaro e lo andiamo a tagliare davvero in maniera molto molto sottile e andiamo a insaporirlo con dell'olio extravergine di oliva. In questo caso la mia scelta è per l'olio Bertolli fragrante. Ha un gusto intenso e perfetto per questa preparazione. I nostri capperi devono essere fritti e per friggere utilizzo il Bertolli Gentile. Andiamo a tagliare il nostro pane a cubetti, lo andiamo poi a tostare in una padella, sempre con dell'olio extravergine di oliva. Mettiamo un goccino di Bertolli, sempre fragrante. Il pane deve diventare croccante e gustoso e sicuramente con questo olio sarà buonissimo. Prendiamo delle olive taggiasche denocciolate sott'olio, io adoro questo tipo di oliva, le asciughiamo bene, le mettiamo nel forno a microonde per 2 o 3 minuti e le facciamo seccare. Le mettiamo sul nostro tagliere e le riduciamo in polvere. Il nostro pane sta tostando, l'olio per i capperi è pronto e quindi andiamo a friggerli. Li buttiamo così, un minuto. Devono friggere. Dobbiamo preparare i pomodori, togliamo la pelle, li apriamo, li dobbiamo frullare perché la salsa non deve avere grumi, deve essere molto liscia. Devo aggiungere questo meraviglioso olio che è un extravergine di oliva robusto, quindi dà un sapore assolutamente deciso ed è perfetto per esaltare il gusto del pomodoro. Allora, andiamo a creare quest'olio al basilico utilizzando il Bertolli fragrante. E ne mettiamo un bel po'. Dobbiamo cuocere i calamari. Dobbiamo prendere uno spicchio d'aglio e schiacciarlo in questo modo. Aggiungo dell'olio extravergine Bertolli Gentile. Un goccino. Allora, quando l'aglio è dorato, noi mettiamo i nostri calamari. Ecco qua, sono pronti. Salsa di pomodoro sul fondo del piatto, in questo modo. Allora, se avete notato, io non ho messo sale. Questo perché? Intanto il sale va sempre messo alla fine delle preparazioni. Dobbiamo aggiungere i nostri capperi. Eccoli qua. Non esagerate coi capperi perché sono molto saporiti. Poi l'olio al basilico che serve a dare sapore. In questo caso l'olio al basilico è già salato. Mettiamo il nostro pane perché la parte croccante ci va sempre e poi la nostra polvere di olive che è favolosa. Guardate qua che piatto. Allora, aggiungiamo un goccino di olio extravergine robusto. Diamo così il tocco finale al nostro piatto. Ecco fatto. Per cui, basta, cosa vi devo dire di più? Questo piatto è buono, io adesso me lo mangio, vi saluto e un bacio, ciao!